Namaste, io sono East Brave, bentornati ad un altro episodio di Enter the Gungeon, Enter the Gungeon. Oh, che bello, hai finito la caccia, hai dimostrato la tua maestria, comporrò una ballata al ritmo delle tue raffiche, ma la caccia continua, i blobuli, gli sguscianti sgherri del Gungeon devono essere fermati, spappola nelle 60 e torna grondante del sangue dei nemici sconfitti. Quindi mi vengono dati 3 crediti e dobbiamo sconfiggere 60 blobuli, vediamo pure di continuare allora da questa parte. Ho speso qualche soldino per qualcuno di questi, non mi ricordo purtroppo cosa è successo dalla run precedente, quindi perché è passato un po' di tempo, ma andiamo pure giù a iniziare la nostra run. Ho appena finito di registrare il primo episodio di Horus. Se non state guardando quella serie siete dei maledetti, perché dovete guardarlo, perché è uno dei giochi più belli che abbia incontrato quest'anno, quindi assolutamente andate a vedervelo e vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Intanto abbiamo dell'acqua qua, cosa buona da sapere, e intanto ci mettiamo ad accarezzare il cane. Ma cosa importante, vorrei cercare di vedere quali sono esattamente i blobuli. Abbiamo sbloccato la fionda, anche tra le varie cose che non vi ho detto prima. I blobuli sono questi? È quello grande praticamente. Va bene, 60 dobbiamo trovarne e quindi vediamo se riusciamo a beccarli. Vediamo se cosa fare. Ovviamente l'obiettivo anche oggi è cercare di finire la run e cominciare a portare un po' di roba giù alla forgia. Anche arrivare solo alla forgia potrebbe essere un bel passo avanti. Tra l'altro, se andiamo a fare il patto alternativo, andiamo contro Blobulord, quindi in teoria dovremmo essere in grado di sconfiggere un po' di quelli. Qua c'è un cartuccioide da uccidere da questa parte. Noi andiamo giù intanto e vediamo di fare. Questo nemico qua non mi piace per niente, però credo di averlo ucciso con quell'esplosione là, perfetto. Proviamo ad andare sempre giù. Ah, c'è il negozio qua, perfetto. Qua c'è Gigi, grazie per l'armatura. E la cremeria no, però va bene lo stesso. Allora, qua cosa vendi? Vedi il fucile normale e il mozzato. Entrambi sono molto simili uno all'altro, come potete vedere. Quindi uno è il fucile e uno è il fucile a canne mozze, fondamentalmente. Però nessuna delle due armi mi interessa. Qua c'è l'armascia, l'armuletto di rame e la pietra ricaricatrice. Se riuscissi ad arrivare a prendere la pietra ricaricatrice, mi sa che è un ottimo oggetto. Perché lo trovo, costa sempre tantissimo, però vediamo se riusciamo ad accumulare abbastanza soldi. Potremmo farci... Au! Mi è esploso la cosa accanto, però ne abbiamo recuperato un altro improvvisamente. Ah, perché l'ha trovata il cane. Il cane è riuscito a trovare uno d'armatura. Bene. Molto bene che l'abbia trovata lui. Tra l'altro non mi ricordo mai che posso anche fare questo, cioè andare sopra i tavoli, ma va bene lo stesso. Qua spariamoci contro che non si sa mai. E vediamo di continuare l'esplorazione allora da questa parte dove ci sono le vie. Quindi questa è un po' la sala AX centrale. Qua c'è il boss, quindi è un piano molto piccolo. Oppure è tutto da questa parte. Quindi non credo di riuscire ad arrivare a 120 nel primo piano, è molto difficile. Però succede anche questo, questo ce lo salviamo, noi andiamo da questa parte, vediamo cosa troviamo. Eccolo, un blobulo. Quindi il primo blobulo l'abbiamo trovato. Perfetto, andiamo da questa parte, vediamo cosa riusciamo a fare. Ottimo, allora di qua. Attenzione a tutta sta gente, un altro blobulo. Tra l'altro, cosa che posso prevedere è quando spawnano diversi nemici, tutti uno vicino all'altro, vuol dire che sono quei proiettilini lì. Qua c'è un'altra di queste scatole che potrei aprire, però se avessi una chiave andrei anche nella zona secondaria. Abbiamo fatto esplodere tutto. Ottimo anche questo. Tra l'altro la balestra non lo sto mai usando e questo purtroppo non possiamo farci niente, quindi a questo punto sprechiamolo così. Qua c'è ancora un'altra via. Dovrei usare di più la balestra magari, che dite? Qua c'è la via secondaria. Sì, potrei usarla un po' più spesso, giusto perché sennò spreco veramente le cose. Qua c'è dell'acqua, quindi usiamola subito. Devono avere, rispetto a quando giocavo Gungeon io all'inizio, devono aver aggiunto un po' le acque, perché effettivamente è molto più facile adesso beccarle. C'è anche la possibile stanza segreta che, avendo questa cosa qua, avendo la balestra, dovrei riuscire a trovare al primo colpo. Wow, vabbè, però abbiamo trovato la stanza segreta ma non c'è niente, quindi va bene. E andiamo a affrontare il boss allora. Andiamo a affrontare il primo boss, vediamo chi è il primo boss. Il primo boss è il nostro amichetto qua.
Fatti strada, per favore. Ah, mi ha colpito. Mi ha colpito il maledetto. Questa zona qua devo ancora imparare bene a utilizzarla. Si è bloccato? Si era bloccato nell'angolino, sembrava. Yups. Ok, quindi c'è un modo un po' più facile per evitarlo. Oppure stargli molto molto lontano e colpirlo da qua. Che mi sembra forse la cosa più utile. Anche perché da lontano fa questo attacco, che è un po' più carino. Comunque non abbiamo il bonus per l'energia, ma va bene lo stesso. Vediamo che cosa ci viene dato. Uno di Urca, che cos'è questa arma? L'accrezione minore, musica dalle sfere. Oh mio Dio! Ah, sparo pianeti! Sparo pianeti, fatemi controllare un attimo sulla wiki. Ok, sembra molto buono, abbiamo 8 tipi di colpi diversi, quindi molto interessante questa cosa. E come potete vedere lasciamo questa cosa, che però è solo cosmetica, e tra l'altro possiamo fare anche delle interessantissime scoperte per quanto riguarda il... Intanto non possiamo andare nel pad alternativo, quindi sapete cosa facciamo? Apriamo questa e dentro c'è la super tartaruga spaziale, un eroe dello spazio. Ok, quindi è un passivo, è un amico... Questa minuscola arma era brandita dalla celebre super tartaruga spaziale, un eroe venuto dalle stelle. Mentre l'altro lo distruggeremo e a questo punto andiamo al prossimo piano. Così come siamo, quindi vediamo di distruggere questa, vediamo che non esploda, magari ci darà qualcosa di utile. In questo caso ci dà un altro famiglio. Ah, ottimo, quindi è una run impostata sui famigli a quanto pare. E vediamo se con 60 magari possiamo comprare qualcosa. Questa è un'arma... molto interessante perché ha delle belle sinergie, dicevo. Possiamo prendere l'armuletto? No. Possiamo prendere l'armascia? No, però... Allora conserviamo un po' di soldi per il prossimo piano. Vediamo pure che cosa ci aspetta. Andiamo giù con tutta l'energia. Vediamo se riusciamo a trovare delle belle sinergie con quello che abbiamo. Perché il pianeta sinergizza con tutto quello che ha a che fare con altri pianeti. Quindi vediamo se riusciamo a gestirla bene. Vediamo intanto quanto danno fa. Ah, quindi abbiamo la possibilità di incendiare gli avversari, come potete vedere, tra le varie cose. Purtroppo non ha tantissimi colpi il pianetino qua, quindi c'è quella che ghiaccia, avete visto che ad esempio ne ho ghiacciato uno, quindi sono tante cose diverse. Direi che possiamo usarla molto volentieri contro un boss, mi viene da dire, quest'arma qua. Ho sparato un pianeta gigantesco o sbaglio? E tra l'altro c'è la cosa interessantissima di questa arma, è che se non colpiamo i nemici finiscono contro il muro, e quindi se finiscono contro il muro diventano degli orbitali per noi, quindi tanto meglio. Abbiamo già perso un amico? Ah no, la tartaruga c'è ma sta andando in giro. Quindi a quanto pare abbiamo gli orbitali che vanno in giro e quindi cercano di fare il loro. Aiuto! Maledizione. Fatti diventare di tutti gli status possibili. E abbiamo recuperato anche qualche altro soldino. Vediamo un po' qua come ce la caviamo. Ho sprecato anche per sbaglio un obliteratore, ma poco importa in questo caso. Tanti soldini per terra. Un altro Blobulord. Questa è la tartaruga che ci dà una mano, che non è niente male. Questa la spacchiamo? No, lasciamola lì per adesso. Intanto io sto cercando di conservare un po' di colpi. Quindi sono tutti i pianeti che abbiamo fatto in giro, bellissimo. Stupenda questa cosa. Qua distruggiamo questo. Proviamo a vedere giusto che non sia una stanza segreta di qua. Ma le trovo tutte oggi. Oggi le trovo tutte. Ok, con la chiave che abbiamo apriamo questo e dentro c'è una boccetta e una boccetta, un barattolo d'api. Pungono. Quindi probabilmente rilascio le api fuori per un tot. Queste api sono state meticolosamente addestrate per scovare le munizioni del nemico e distruggerle. Ok, quindi mi protegge contro i colpi avversari. Teniamoci un attimo la balestra ancora un po'.
per fare un po' di crowd control e poi quando sono pochi magari possiamo utilizzare qualcos'altro. Questo ce lo salviamo via, oppure entriamo e facciamo una sventagliata di robe e poi facciamo il resto. Quindi ogni tanto sparo Giove e Saturno che mi ruotano intorno. Adesso avrei bisogno anche di curarmi perché ho preso dei danni di troppo. Ah, quindi posso fare veleno, posso fare un po' tutti gli status, mi sembra di capire. Probabilmente Mercurio è un pianeta caldo, eccetera, eccetera. Tipo queste cose qua ci sono. Come faccio a scappare da sta roba? Mi hanno aiutato i miei compagni, però. Se no, è un po' un casino. Comunque, fino a qua ce l'abbiamo fatta. Vediamo di andare di sopra da questa parte. C'è ancora la cassa là sotto da aprire, quella blu. Per adesso non male, abbiamo il nostro oggetto attivo che ci dà una mano. I due orbitali che abbiamo intorno a noi non sono niente male. Un'altra cassa. Ah, ok, sta abbaiando perché è un mimic. Ti ho tirato addosso Giove e mi hai rilasciato i proiettili rimbalzanti. Boing, boing, boing. Quindi adesso abbiamo i proiettili che rimbalzano sul muro, sì. Bello. E quindi anche questi? No, i pianeti non rimbalzano sul muro. Però il resto sì. Non so come ho fatto a evitare sta roba, ma fighissimo. Quindi non tutte le armi, ma alcune rimbalzano sul muro, che è una cosa interessante. Anche i proiettili dei nostri compagni, mi sembra di capire. Quindi ho fatto bene il tizio, il nostro amichetto, a darci il nostro cane, a darci qualche informazione in più. Vediamo pure di andare giù. Allora ci sono ancora due casse da aprire sicuramente. Abbiamo 120, non abbiamo ancora visto il negozio, ecco, quello sì. Quindi continuiamo col nostro viaggio. Abbiamo tre compagni con noi. Stavo cercando di capire se i tuoi proiettili rimbalzano. Sembrerebbe di sì, perché li vedo tornare indietro. Sì, mi sa di sì. E qua c'è il negozio, finalmente. Qua possiamo prendere l'esca. Possiamo recuperare un po' di questi. Ok, solo uno. Qua possiamo dare via un'arma, ma direi che tra quelle che abbiamo va bene. E compriamo l'innesco supremo. Compriamo l'innesco supremo e andiamo a combattere il boss, allora. E non posso comprare la chiave, giusto? No, allora andiamo a distruggere anche queste. No, andiamo prima ad affrontare il boss e poi andremo a... Anzi no, in realtà conviene prima che distrugga queste, perché se troviamo anche lo schifo, in realtà abbiamo già il nostro compagno. Quindi prendendo queste lui comincia ad armarsi e diventare sempre più forte. Quindi proviamo a vedere fino a che punto riusciamo a portarlo. Oppure ci possiamo curare, che non è niente male anche come cosa. E andiamo a combattere il boss. E vediamo di usare anche le api. Allora, pronti? Useremo i pianeti. E siamo contro la Gorgarma. Combatti, combatti. Abbiamo rallentata, infuocata, abbiamo fatto di tutto. Ok, e anche con l'orbita siamo riusciti a disintegrarla e ci siamo beccati adesso il bonus. Molto bene. Molto molto bene, perché possiamo ricaricare l'arma. Prenderci questo. Questo è il Moonscraper? Credo proprio di sì. Sì, il Grattaluna. E effettivamente centrando coi pianeti adesso abbiamo la sinergia, il pianeta Luna. Questo mi dà più energia. Il pianeta Luna che cosa mi dà? Mi dà... questa tiene sempre gli stessi colpi, ma vedete che abbiamo un pianetino intorno a noi adesso di orbitale, che è la Luna che ci ruota intorno. E il Moonscraper fa più male? Intanto ribalza sui muri, giusto? Perché abbiamo la cosa. Quindi in realtà il Grattaluna diventa un'ottima arma in questo caso. Abbiamo già trovato la stanza segreta, se non mi ricordo. Sì. Quindi andiamo giù. Andiamo giù perché non sembra niente male la situazione dove siamo adesso.
Vediamo quanto forte è il Grattaluna. Devo dire che pianeta, l'arma dei pianeti lì è molto molto interessante. C'è un nome strano, Accrezione Minore, che in realtà è Junior il fatto che si chiama Accrezione. Ah, non mi hai beccato, mano del cavolo. Ah, mi ho beccato lo stesso. Comunque ero quasi riuscito a sfuggirle. Chissà come funziona. Magari mi dà un bonus se riesco a completare quella stanza. Comunque rimettiamoci un attimo il Grattaluna, perché sembra molto forte st'arma. No, in realtà non è molto forte, ma posso mettermi ovunque e praticamente colpisco. E le api non ho capito bene come funzionano. Se è una cosa una tantum, allora mi sembra di capire. Proviamo a vedere. Ah no, attaccano. Comunque abbiamo trovato qualcosa per ricaricare. Cosa ricarichiamo? Ricarichiamo la Grattaluna? No, ricarichiamo la balestra, che teniamo come arma primaria, direi. In questo caso abbiamo bisogno di un po' di... Ok, dovrei aver finito tutto. Ah no, c'è ancora qualcosa che mi insegue. Ottimo, siamo arrivati fin qua. Non vedo niente. Spara lui. Oh, non riesco a colpirlo. Di culo l'ho colpito. Vabbè, vediamo se siamo più fortunati qua. Quanto costa? Costa 35, quindi non è il caso adesso, ma magari dopo proveremo a fare questo. Dobbiamo ancora completarne uno decentemente. Funziona molto bene con alcuni dei nemici, mi sembra di capire. E vediamo anche di ricaricarlo. Ad esempio con questo ha funzionato molto bene, mi sembra di capire. Sì, con nemici molto distanti funziona molto bene questa cosa. Vediamo anche di liberare un altro personaggio da qualche parte. Qua c'è il negozio, però per adesso non possiamo ancora raggiungerlo. Vediamo un attimo di andare giù di qua. Urca! Non pensavo fosse così tanto. Anch'io ho un'arma che rimbalza sui muri tantissimo. Bene, questo me lo prendo io. Qua c'è il boss, ottimo. Sarà un divertente affrontare questo boss, mi viene da dire. Qua facciamo il giro verso il negozio. Ottimo, e andiamo verso l'alto per il negozio. Allora, nel negozio c'è la maschera da clown che costa tantissimo. C'è un altro raggio gamma e c'è una chiave. Non ho ancora trovato... Andiamo ad andare su? Ah, qua c'è l'altro oggetto speciale. Potendo tenere uno solo di oggetti... Beh, in realtà potremmo anche prenderlo. No, teniamoci solo un oggetto per volta, perché non vorrei rischiare... Non diamo via altri oggetti. Dicevo, non vorrei rischiare, magari mi serve quell'oggetto attivo così. Abbiamo finito tutto? No, però possiamo andare anche a giocare con i 35, vediamo se è il caso di farlo. Ma intanto andiamo in giro a colpire roba. Perfetto, andiamo su ancora. Ah, ti ho sconfitto. Urca, questa sì che devo aprirla.
Ok, non è una super stanza. E qua c'è anche questo da liberare. Ah, sei di nuovo tu. Ciao. L'ho ritrovato un'altra volta. Non so perché lo fai, ma non farlo più. Ora devo solo trovare l'uscita. Ma lo faremo ancora. E io tiro, come dice Homer Simpson. Allora, ritorniamo al negozio. Nel negozio, anzi no, finiamo l'esplorazione prima. Perché potrebbe esserci una chiave anche come premio qua e là, o me la trova il cane o qualcosa del genere. Ok, non mi è esplosa in faccia per fortuna sta roba. Facciamo il giro di qua. Ho fatto cadere qualcosa da qualche parte, ma era fuori schermo. Stiamo attenti anche dove siamo noi. Ah, ecco dove è caduto il mondo qua di roba. Ok, perfetto. Proviamo ad andare qua sopra. Au. Oh, eccola qua la chiave. Ottimo. E qua c'è questa che a sto punto distruggiamo. Ok, l'ho fatta saltare in aria alla fine. Quindi con la chiave andiamo qua e apriamo questa, che dovrebbe essere una cassa molto buona. Dentro ci sono i proiettili ippopotamo, i proiettili famellici per la precisione, che abbiamo comprato non troppo tempo fa. E questi sono alcuni proiettili che diventano cannibali. Quindi se non sbaglio ci dà la possibilità di curarci. Mi viene da dire, sembrano tipo i proiettili come le lacrime curatrici di Isaac, qualcosa del genere. Abbiamo 62 soldi, quindi una partitina qua me la posso anche fare, se non voglio andare a comprare qualche altra arma. Cosa c'era nel negozio da poter comprare? C'era la pistola e il raggio gamma, che è un'altra pistola rimbalzina, ma no. Andiamo a fare questa sfida, vediamo se mi dai qualcosa tu. Ah, quindi devo avere quest'arma fuori per avere la cosa intorno, o quest'arma fuori per avere la cosa intorno. Se invece uso la balestra non funziona questa cosa. Ok, distruggi i bersagli, proviamo. Allora, uno è qua. E quindi uno devo colpire. Ah, ok, uno proviamo a colpire questo così. No. Wow, ci sai fare, ecco per te. Tutto sto casino mi ha dato un'arma sola, che è il Paradox. Attenti al loop. Attenti al loop. Attenti al loop. Ok, è un'arma citazione della Paradox Game. Rinculo estremo, ok. Va bene, teniamoci quest'arma e andiamo contro il boss. No, non ci terremo quest'arma per la precisione, ma ci terremo questo e questo. Andiamo? Andiamo? Vediamo un po' come ce la caviamo contro lui. Il fatto che rimbalzino le robe non mi piace. Abbiamo già preso danno, quindi... Le ho distrutte tutte! Andate mie api! Quindi posso distruggere i proiettili anche con sta cosa. Ok, l'abbiamo sconfitto. Esplosioni fotoniche ovunque. Alla fine quest'arma è stata molto molto buona. Ci prendiamo tutte le nostre robe e prendiamo anche l'M1911. Ok, una bella arma semplice semplice, mi sembra di capire. Stanza segreta. Sei qua da qualche parte, visto che i proiettili rimbalzini potrai anche cercarla facilmente, mi sa.
Potrebbe essere vicino alla stanza dell'oggetto qua sopra. Non è qua. Roba inutilizzabile d'oro sbloccata, perché abbiamo distrutto una cassa d'oro. Va bene, abbiamo anche questa roba in più, quindi possiamo trovare tipo la roba inutilizzabile speciale. Qui ci può essere? Perché diventa... Se spariamo da qua è diventata viola il colpo. Vabbè, proviamo a vedere se è qua a sinistra. Non è qua a sinistra, potrebbe essere qua a destra. Beh, qua è il negozio, quindi non è che mi convenga più di tanto. C'è la chiave, quanto costa? 35. Potrei comprare la chiave per il prossimo piano o potrei conservare qualche oggetto, qualche soldo. Se volessi dar via un'arma, cosa potrei dar via? Potrei dar via il parad. No, teniamoci entrambe le armi, perché vuol dire comunque se due per una, e non ho delle armi brutte in questo momento. Quindi andiamo pure giù così e vediamo cosa ci capita al quarto piano. Questa volta non abbiamo fatto roba strana, segreta, piani segreti eccetera, quindi arrivare alle catacombe mi sembra molto prima. Rinculo estremo, nel senso che siamo noi che spariamo gli altri molto fuori, che in realtà è un'ottima cosa per noi. Infatti vedete che volo che fa, che fanno i personaggi. Ci hanno pensato gli altri a sistemare quelli sopra. Vedete quanto lontani gli spariamo. Boom! Ci mette un casino a ricaricare, però li sposta molto lontano. Oltre al fatto che... proiettili famelici, adesso ho capito cosa vuol dire. Che mangiano i proiettili, quindi li distruggiamo, letteralmente. Che non è niente male quando... Soprattutto nelle catacombe dove cominciano ad esserci proiettili che sparano proiettili, che è una roba bruttissima. Qua mi ha colpito qualcosa. Uno di questi che non riesco a vedere ancora bene. Sono finiti? Sono finiti, perfetto. Ogni tanto spariamo anche le api, che tanto ce ne abbiamo. Qua, vabbè, ho sparato un po' troppo, però ti sei preso anche lo scudo adesso. Vedete che con quest'arma qua adesso assorbiamo un po' di... Spara molto veloce questa, a dire il vero. E vedo che alcuni proiettili... Sì, alcuni proiettili diventano viola di quest'arma. Non so se sia perché sono proiettili famelici. Probabilmente sì, sì. Credo di confermare subito questa teoria. Attenzione all'energia, perché con proiettili sullo schermo cominciano a essere un po'. Usiamo questa? Oppure ci pensano anche gli altri a uccidere per me. Così teniamo più armi per i boss. Possiamo sempre affrontare questi piani, queste stanze un po' più lentamente, che non è male come cosa. Questa è per curarci, se non mi ricordo male. Sì, è la zona per poterci curare. La teniamo pronta per dopo. Un po' di soldi in più per noi. Vediamo pure di andare avanti di qua. Cioè, io posso nascondermi in un angolo e lasciare fare a loro e conservare un po' di munizioni, però non sarebbe così divertente. Ok, vediamo di andare da questa parte. State lontano da me! Tra l'altro anche i proiettili dei nostri compagni hanno questa abilità speciale. Cioè il fatto che possono assorbire gli altri. Dietro il cane mi ha trovato qualcosa. L'ho sentito abbaiare. Quindi torniamo un attimo indietro. Il cane mi ha trovato, sì, c'è una...
un obliteratore indietro. Perfetto, andiamo giù di qua. Qua c'è il boss, perfetto. Ci siamo quasi arrivati alla forgia. Quello lì è uno dei nemici fastidiosi di questo piano e con questo fucile direi che siamo abbastanza a posto. Questo ci cura un pochino. Abbiamo quasi finito le munizioni della balestra. Au. Caricatore vuoto di una e caricatore vuoto dell'altra. Quindi adesso usiamo un po' di nuovo della nostra arma ribalzina e della, a sto punto usiamo un po' questa anche. Ah, sono preso un sacco di danni per niente adesso. Ci sono sti maledetti zombie in giro che mi hanno dato un po' di fastidio energetico. Questa devo prenderla. Cosa mi viene dato? La singolarità, occhio al risucchio. Quindi un altro oggetto che ha i confini estremi. Come funziona la singolarità e soprattutto che cos'è e sinergizza con quello? Crea un piccolo buco nero che danneggia qualsiasi nemico e distrugge tutti i proiettili risucchiati nel suo risucchio gravitazionale. Sperimentata per la prima volta dall'egemonia durante la guerra dei 10 giorni, questa distruttrice portatile di stelle fu ritenuta troppo pericolosa per l'impiego su vasta scala. Non so che tipo di sinergia abbia. C'è scritto che questo sinergizza con loro due e lui sinergizza solo con quello dei pianeti. Vedremo di utilizzarla, magari fa molto più male, chi lo sa. Però abbiamo bisogno di energia in questo momento, quindi vediamo, evitiamo di sprecare la run. Vabbè, qua è arrivato il ratto a prendersi l'altro oggetto attivo che avevamo. Qua c'è questo e qua c'è questo. Ok, quindi se vogliamo possiamo dare via delle armi, potremmo dar via la balestra in cambio di un po' di soldi. Ok, e qua c'è, ci sono due boss, c'è un boss qua e un boss sotto. Ok, quindi c'è un semi boss che affronteremo anche quello, però prima ho bisogno di un po' di munizioni, mi sembra di capire. Ah, qua c'è la stanza speciale, quindi vuol dire che quello sotto là è il boss. Ah, aspetta, posso curarmi, che stupido, cioè sono passato davanti 5 volte qua. Andiamo a curarci all'infermeria qua, dobbiamo operare. Sto benissimo. Molto meglio. Oh, mi ha ricaricato tutta l'energia. Molto bene. Vediamo di andare allora a affrontare il boss e il negozio. Il negozio è qua dietro, mi sa. Sì, perché non c'è da nessun'altra parte, quindi credo proprio di sì. Con permesso? Ok, siamo di nuovo contro di te. E se io usassi i pianetini? Vabbè, la singolarità non è che mi sia piaciuta più di tanto. Beh, in realtà sì. Però si può far di meglio, secondo me. Intanto vediamo di sconfiggere sto boss. Ok, molto bene. Non ho ancora ben capito che tipo di sinergia abbia, però lo scopriremo guardando bene sulla wiki, perché sulla... Ah, questo mi ha distrutto questo. Vabbè, va bene lo stesso. Concentriamoci un attimo su alcune cose. Aiuto, questa è l'armatura che mi è saltata. Volevo fare un'altra cosa un attimo, andare sulla wiki, quella online e non quella dell'applicazione, perché l'applicazione c'è scritto c'è una sinergia con singolarità, ma non sappiamo che cosa. Quindi cerchiamo di capire un attimo quella andando a vedere sulla wiki normale, e intanto fermiamoci un attimo al negozio. Quindi pausetta e ci vediamo tra 2 secondi.
Ok, allora la sinergia è abbastanza particolare perché vuol dire che se attivo singolarità e ci sparo dentro tre pianeti, questa singolarità esplode e fa 100 danni a tutti i nemici sullo schermo. Non male come cosa. Prendiamo il pendaglio al cuore o prendiamo il piombo rovente? Posso prenderli entrambi? Abbiamo ancora il pianetino che ci gira attorno, quindi possiamo fare ancora un po' di danno. Allora, 98 più 98, quindi posso prendere solo uno dei due. Prendiamo il piombo rovente? Prendiamo il piombo rovente. Ottima scelta. Probabilità di incendio. Adesso con ogni colpo possiamo probabilmente incendiare qualcosa. Potremmo prendere con 38 una chiave, ma non saprei dove utilizzarla in questo caso. E proviamo solo a vedere se la stanza segreta sta qua sotto o qua a destra. Non sta di qua. Avete visto che ogni tanto spariamo un proiettile rosso. Questo è il ratto maledetto che ci dice la sua. Ok, andiamo ad affrontare il boss allora. Useremo. Sapete cosa? Andiamo a comprare nel negozio. Aspetta, che sto sbagliando tasti in continuazione. Vorrei andare un attimo nel negozio di nuovo. Abbiamo una ricarica, sì. Compriamo ammo per il pianeti. E andiamo ad affrontare il boss. Con questa e con questa. Pronti, attenti? Via! Avete visto che è esplosa la singolarità? Fuori 2, fuori 3. E fuori 4. Ottimo. Ce l'abbiamo fatta a sconfiggerlo finalmente. Ottimo. Quindi recuperiamoci i nostri ciccetti anche qua. E abbiamo un super liquidator. Spegnete l'acqua! E rimbalza l'acqua, quindi adesso mettiamo acqua ovunque. Tra l'altro, in questa maniera dovrebbe essere molto facile trovare la stanza segreta, mi viene da dire, visto che rimbalza ovunque. Quindi facciamo un attimo un'esplorazione veloce per vedere l'eventuale stanza segreta. Dovrebbe trovarcela molto velocemente in questa maniera, no? Sempre se c'è. Potrebbe essere qua sotto. Potrebbe essere qua a fianco di qua e di là. Se no la possiamo comunque dare in pasto o venderla per qualche soldino in più, che comunque non è male. Però devo dire che l'arma dei pianeti mi piace veramente un sacco. Allora, non sembra essere da questa parte. Vediamo un attimo, qua sopra non credo proprio possa essere. Potrebbe essere qua sopra. Vediamo se è qua sopra la stanza segreta. Sì, dovrei fare più una sventagliata tipo così. Ah, tra l'altro in questa maniera posso andare a prendere anche un altro oggetto speciale. A questo punto prendiamone due, visto che abbiamo l'occasione. Visto che abbiamo esattamente l'Hydro Mega Blaster. Yups. Possiamo prendere il piombo planare. E mi avete detto che c'entra anche il fatto. C'entra il drago. C'entra la distruzione del drago, da quello che ho capito. Quindi magari se arriveremo al drago e lo distruggiamo, vediamo di farci qualcosa anche con lui. Quindi abbiamo due oggetti. Andiamo su. Voglio cercare questa cacchio di stanza segreta. Cos'è nella sala iniziale? Ah, tra l'altro, possiamo congelare anche le cose in questa maniera, giustamente. Allora, non sembra averla trovata, adesso tutto il piano sarà.
Magari voi l'avete trovata e non so dove possa essere. Ho visitato tutto? No, mancherebbe ancora qua. Non so se sarà in questa stanza. Abbiamo sprecato mezzo caricatore per fare questa cosa, ma va benissimo così. Anche perché questa non è che sia un'arma proprio eccelsa, devo dire. Però ci possiamo provare lo stesso. Ok, non è neanche qua. Potrebbe essere in fondo di qua. Non sembra essere neanche qua. Qua sotto, sotto qua in basso. No, mi sa che abbiamo esaurito le nostre possibilità di ricerca. Mi sa proprio di sì. A meno che non sia nella stanza. Beh, la stanza del boss la vedo un po' dura. Oppure sono io semplicemente che non l'ho vista, quindi va bene lo stesso. Direi che ce ne andiamo al prossimo piano e vediamo che cosa succede. Cosa ci teniamo come arma principale? Queste due? Dai, queste due. Grattaluna è quasi esaurito, quindi non proprio. E siamo finalmente alla forgia, dopo secoli siamo ritornati qua. Vediamo come ce la caviamo. È già morto qualcuno appena siamo entrati? Andiamo pure giù. Tra l'altro adesso spariamo rosso, perché abbiamo i proiettili speciali. Non so bene come funziona questa, come sia possibile dal punto di vista fisico, ma possiamo incendiare con il liquidator. Non chiedetemi come sia possibile questa cosa, ma va bene lo stesso. Ho decisamente bisogno di munizioni. Quindi terremo sì quest'arma. Avete visto? Ah, tra l'altro abbiamo il knockback migliorato, mi sembra di capire. Ok, quest'arma qua è fighissima, anche in questo caso. Oh, la forgia, finalmente. Toh, ho qualcosa per te. Mi hai portato il componente di Nesco Supremo? Certo. Mi hai portato il componente piombo planare? Certo, grazie. Mancano ancora dei componenti per completare i proiettili, però due li abbiamo portati. Proiettili fantasma, ammo che costa, mano fiammeggiante, obliteratore, cuore dimezzato e cuore dimezzato. Ammo a 48 e proiettili fantasma, che è un'altra cosa interessante, ma soprattutto l'ammo a 48 è una cosa che può salvarci la vita in questo momento, perché non ho tante armi che hanno munizioni. Avrei bisogno sia del Paradox che di questa, che di questa. Praticamente tutte le armi, a parte questa che ha ancora un po' di munizioni, non tantissime, sono, quindi userò questa e basta per adesso. Au. Quella è la versione volante, non l'avevo mai vista. Tra l'altro con l'acqua laviamo via anche tutta quanta la ragnatela. Devo usare anche più spesso la singolarità, tra l'altro, con le varie cose. Mi sa che tornerò a usare un po' anche le arma base. Oh oh, via! Questa stanza la saltiamo magari per adesso. E vediamo di andare di qua. Con permesso. Ups. Ok, il nostro amichetti ci stanno dando una mano non indifferente, eh. Ogni tanto, se abbiamo una stanza difficile, abbiamo la singolarità, eh. Ricordiamoci anche questa possibilità. Au. Che cos'è che mi spa... Ah, una testa di quella... Una faccia di quella speciali. Ho un po' di nemici maledetti. Perfetto. Andiamo giù. Qua c'è una stanza speciale. Urca. Una stanza stretta. Va
Vabbè, usiamo un po' quest'arma con munizioni infinite, che comunque le abbiamo molto buone. Qua non ci entriamo più perché tanto abbiamo fatto il giro. Andiamo di sopra? Proviamo ad andare di sopra adesso. Cucù, c'è nessuno? Dove pensi di scappare? Ah, per fortuna che c'è il mio amico. Ci sono i miei amici che ti sparano da dietro. Tra l'altro, sì, stavo giusto dicendo, casse. A questo punto le rompiamo tutte. Potrebbero esserci munizioni però dentro. No, non credo. A questo punto prendiamo... Adesso c'è anche la spada. Il cavaliere con armatura lucente. Spacchiamo anche questo. E adesso c'è anche il pennacchio. Sì, abbiamo finito le armi, abbiamo finito le munizioni praticamente con tutto ormai. Quindi abbiamo decisamente bisogno. Tra l'altro non sono neanche andato giù nell'ascensore per vedere cosa servisse al prossimo, però. Tu dove pensi di andare? Fa malissimo adesso lui con la spada. Quindi va proprio in melee attaccato. Guardate cosa, che danni che fa. Possiamo distruggerlo questo? Grazie. Questa è una stanza senza niente. Che strano. Qua c'è gli stivali insettoidi, la pistola pestilente e il sangue di mostro. Abbiamo quasi soldi sufficienti per una ricarica. All'energia, molto attenti all'energia adesso. Qua, purtroppo lui non può andarli in corpo a corpo, ma lo attacchiamo da lontano. Eh sì, con tutti questi famigli qua è veramente una run interessante, eh? Attenzione alla morte. Ok, dobbiamo sconfiggere tutti tranne lui praticamente. Vediamo se prende qualcos'altro. No, questa è esplosa e basta. Peccato. Con 50 possiamo ricaricarci almeno un'arma. Ecco, questo sì. Ah, questi non possiamo ucciderli, giusto? Questo sì, però. Adesso ho visto che c'è una trappola lì. Maledizione, aia. Ancora, urca, è questo che mi è spawnato addosso, aiuto. No, 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 no. Madonna, che rischio, ragazzi. Mori, 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 mori. Ok. Ok, abbiamo una roba per... pistola segnalettica, che è un'altra sinergia, con lampo solare. Oh mio Dio, cioè... Adesso voglio vedere anche lampo solare come sinergia. Ok, quindi quello che possiamo fare è che questo esplode e passa attraverso i nemici. Altra cosa interessante. E qua c'è il bossone. Però io ho due di energia in questo momento. Quindi. Ok. Allora.
quello che abbiamo fatto, andare nella forgia e fare e consegnare i pezzi, l'abbiamo fatto, quindi comunque vada, è stato un successo. Qua c'ho 41 pezzi, ho bisogno dell'Hydro Mega Blaster? Fa davvero così male l'Hydro Mega Blaster? Beh, in realtà può distruggere le pallottole l'Hydro Mega Blaster, giusto? Quindi a questo punto sì, prendiamolo e sconfiggiamolo con l'Hydro Mega Blaster e affidiamoci a lui e vediamo se ho fatto bene o no. Altro che possiamo fare? Possiamo cercare la stanza segreta? A questo punto usiamo... giusto per vedere che ci sia la stanza segreta qui oppure qui a destra. Sembrerebbe di no. Tra l'altro esplode ogni volta che tocca qualcosa. Vediamo come ce la caviamo con l'Hydro Mega Blaster e poi se no improvviseremo in corsa a sto punto. E abbiamo anche la singolarità, eh. Quindi è un'altra forma di difesa anche quella. Andiamo. Ciao. Allora, intanto non colpi... ups. Male fa male. Danno, sto facendo danno. Però non distruggo ancora le pallottole. Ah, singolarità sta funzionando. Ah, dai che ce l'abbiamo fatta. Adesso comincia la parte finale. Che arriva il mondo di roba. Non vedo niente. Ah! Distruggilo, distruggilo, distruggilo! Ok, prossimo giro. Con molta calma. E vai. Muori! E vai, ce l'abbiamo fatta senza mai essere colpiti. Uff! Che fatica, ragazzi. Però ce l'abbiamo fatta. La seconda volta che finisco Gungeon nel giro di poco tempo. E abbiamo addirittura il bonus, la munizione del cesso del quinto livello, che è la prima volta che la prendo. Mi ho sbloccato un po' di roba comunque, come potete vedere. Mi avete detto distruggi la testa. Ah, c'era l'involucro d'ossidiana, quindi eccolo il quarto oggetto. Quindi andiamo pure a portarlo alla forgia. E quindi praticamente bastava recuperare l'oggetto attivo, però in realtà anche così non è niente male. Sei di ritorno, qualcosa per te? Hai portato l'involucro? Certo. Mancano ancora dei componenti, quindi manca ancora la polvere da sparo adesso. Quindi ha tre componenti su... 4, manca la polvere da sparo che non ho preso perché avevo bisogno dello spazio nell'oggetto attivo e ho fatto bene a fare questa cosa. Quindi ci siamo quasi arrivati alla fine. Aha, siamo quasi alla fine, siamo quasi alla fine. Quindi andiamo pure e finiamo la nostra run. Andando pure qua. Abbiamo recuperato anche tantissimi soldini con cui fare tante belle cose. E andiamo pure a chiudere la run in bellezza con la pistola per uccidere il passato. Oh, sempre bello questo finale. Così, molto bella questa run perché siamo riusciti a fare un bel po' di roba. Abbiamo recuperato 3 oggetti su 4 praticamente. E quindi nel prossimo episodio il nostro obiettivo è prendere l'ultimo oggetto attivo. Potrebbe essere fatto col pilota, se ci pensiamo, perché il pilota ne può portare 2.
Quindi molto molto bene, ci vediamo al prossimo episodio. Abbiamo sbloccato una marea di cose, quindi ancora tantissimo contenuto per noi. Abbiamo un sacco di roba da fare. Ci vediamo al prossimo, io sono East Brave. Namaste and be brave. Appendice finale, guarate la quantità di oggetti che non è tantissima se ci pensate rispetto a altre run. 52% di 52 minuti di tempo, ritorniamo al varco, perché nel prossimo episodio vedremo di utilizzare i 35, se ho letto bene, crediti che abbiamo a disposizione, sì, per comprare tanta roba, e vedete che il proiettile comincia a avere i vari pezzettini. Ci vediamo alla prossima. Namaste and be brave.